Passa su fifagoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi e con il codice Mike è il 5% di sconto, link in descrizione. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show. Siamo tornati con la modalità carriera di FIFA 21. Oggi non è blu ma è rosso il colore dei soldi. No, dei soldi no, raga, l'ho finito. Guardate l'ufficio. Zero soldi. Ma nell'ultima puntata, ragazzi, abbiamo fatto gli acquisti che tutti voi aspettavate. Re dei meme, Cristiano Ronaldo e Messi. Noi abbiamo un obiettivo: terminare questo campionato per poi proiettarci al prossimo anno, alla prossima serie, alla prossima carriera. Abbiamo 66 punti, 9 punti di distacco dal Liverpool, 10 dal Manchester City. Se tutto va bene, se riusciamo a vincerle tutte, guardate un po', battiamo il City e praticamente facciamo il doppio festeggiamento davanti al City e soprattutto in casa del Liverpool. Gli andiamo a alzare la coppa in faccia. Anche se, ragazzi, poi ho pensato, ma Mister Spettacolo è un Giuda. È un Giuda. L'anno scorso col Manchester United e quest'anno con l'Arsenal. Ma proprio zero rispetto per i tifosi. Sei sempre tu! Sei sempre tu, Mister Spettacolo! Sei sempre tu! Arsenal Fulham, un altro derby di Londra. Sapete, ragazzi, che devo dire che mi aspettavo molto, molto, molto di più da questa formula, cioè questa nuova simulazione. Cioè, vi ricordate quest'estate quanto ero contento che avevano inserito questa possibilità? Perché mi dava l'idea di poter andare a metterci veramente le mani. È abbastanza bagatella. Tra l'altro, ragazzi, a proposito di Messi, non so se avete letto la notizia del contratto faraonico che avrebbe de facto sancito anche la bancarotta quasi del Barcellona. Nel 2017 Messi ha firmato, attenzione, CR7. Viene buttato giù Ronaro, non c'è più CR7. Eccolo CR7! Forza Juve! Sì! 555 milioni di euro e passa, e spiccioli, in 4 anni. Mezzo miliardo! Sono soldi infiniti, se ci pensate. Non li spendi in una vita. Riprendiamo, ma c'ho molta paura di questa partita. Però, ragazzi, c'ho un paio di idee per rendere la prossima carriera un po' più spicy. Cioè, sarà no cringe. No, cringe non c'è mai stato, dai, però... Però figa, dai, qualcosa dei più ignorantello. Ma come 90? Ragazzi, ma prima l'abbiamo visto, Ronaldo era 91. Vabbè, potevamo prendere Hollande, che diventava una branda. Potevamo prendere Mbappé, che diventava il giocatore più forte del gioco. Abbiamo preso uno che sta a calare, vabbè. Pazzo andà, mettiti a correre, va. 2 minuti di recupero, è finita. Ecco il gol. E finisce così. Mamma mia, ragazzi. A sudarsela questa partita. Scivolo al Manchester United contro il Wolverhampton. Ammazza grandi il Wolverhampton. Oddio, ma non è scivolato lo United. Aspetta, ma scivola. Aspetta. Ma ragazzi, il Chelsea upset 2-3 con Liverpool. Quindi adesso è il City che ci tallona. È un altro match di Premier League. È un altro derby di Londra. Oggi va in scena Chelsea-Arsenal, uno dei derby più importanti del calcio inglese. E si affrontano due squadre particolarmente lanciate in questo periodo. L'Arsenal è prima incontrastata, ma dall'altra parte c'è il Chelsea. Scorsa settimana ha fermato il Liverpool, la grande avversaria dell'Arsenal alla corsa al titolo. Vedremo se riuscirà a fare lo stesso. Anche in questa occasione Mister Spettacolo si sta sfregando le mani. Eccolo qua con la maglietta del suo Arsenal. Ancora non aggiustano questa patch. Dall'altra parte però vediamo un Arsenal completamente rivoluzionato dal mercato. Non che il Chelsea, insomma, ne sappia qualcosa, come vedete stanno sfilando i vari giocatori. Vedrete chi è il capitano. Qui il capitano dell'Arsenal è Leo Messi, arrivato insieme a CR7. No, non state sognando, no. Sì, in realtà sì, però vabbè. Vediamo un po' la formazione del Chelsea, che schiera Mendy e Lucas Klosterman, ragazzi. Klosterman, capitano del Chelsea. Kovacic, N'Golo Kanté, Biscia si dice, Biscia, Ziyech e Pulisic dietro a Timo Werner, il Bicio, insomma l'uomo di Mister Spettacolo. Ma questa invece è l'Arsenal. Guardate che squadrone che poi alla fine abbiamo costruito, eh. Cioè, una difesa direi ermetica che punta a crescere con Joao Cancelo, Upamecano, Romagnoli e Theo Hernandez, e davanti Messi, Ronaldo. Cioè, robe proprio incredibili. La partita sta per iniziare e inizia col tocco del Bicio dietro. Poteva far di più il Chelsea? Sicuramente sì, soprattutto perché Kai Havertz non c'è, non gioca mai. Proprio lui, l'oro di Londra. 1v1 contro... Ma no, non mi attacca nessuno. Oh, ma non mi attaccano.
Guarda Messi! Mamma mia, lo brucia! Lo brucia! Lo brucia! Lo bru... Lo metto a terra, aspetta, aspetta. Tomas! No, è proprio Pepe, non è Tomas! Doveva segnare qualcuno, ha segnato Pepe! E Ronaldo poteva fare gol, poteva fare tante cose, ma si è dimostrato un ausiliario prepotente, guardate. Tomas la chiama, non vuole darla a Messi. 12 gol in Premier League. Vi ricordo che capocannoniere c'è Aubameyang, Pierre-Emerick con 19, quindi Pepe ha fatto il suo, eh. Chi l'avrebbe mai detto, ragazzi? Pepe con due di piede debole all'inizio dell'avventura. Ronaldo per Pepe. Pepe! Oh, Mendy l'ha presa. Messi lo aspetta. Lo aspetta Messi, guarda che palletta che gli ha dato Ronaldo. Guarda che palletta gli ha dato Ronaldo! Ti aspetto! Forza Juve, sì! Vuole far pagare a Mister Spettacolo. Mi hai detto di peste e corna l'anno scorso. Oddio, Klosterman, quella palla passa! Oh, il bicio! È lanciato, il bicio! No! No! Gol! Ho sbagliato. Il bicio fa sempre male! Oddio! E dai, vabbè! No, ma non esiste. Due tiri, due gol. Non aveva fatto niente in tutto il primo tempo. Giustamente. È un copione già visto quello dell'Arsenal. Ronaldo! Ci ha provato. Essere recapitata proprio sulla testa di Cristiano Ronaldo! Eccolo qua! Per la doppietta! Ronaldo dice: su! CR7 a rimetterla sui binari dei Gunners. Eccola qua la palla che vuole Ronaldo per il suo colpo di testa. Ma è troppo forte Ronaldo. Almeno quello gli è rimasto. 2-4, CR7. Vai a insultare tanti ai tifosi dei Blues, che ovviamente non la prendono bene. Ma Ronaldo, ragazzi, è un campione che va applaudito per questa tripletta. Ronaldo per il poker. Cristiano Ronaldo per il poker. Apre la macchinetta e ne fa 4 Ronaldo. Ma qua ha lanciato come il miglior pazzo d'aga. Annichilito il Chelsea, annichilito. Diciamo le riserve, vai, simulazione veloce. Oh, 2-1. Awar, chi? Io intanto avevo sbagliato pure il rigore. E Willock. Giocano tutti più forti. 4-4-2 contro 4-4-2. Se deve vincere, me la simulo veloce. Do fiducia ai miei. 3-0 con Daga, che entra a fine primo tempo al posto di Ronaldo, segna Aouar e Tomas. No, il Liverpool pareggia contro il Wolverhampton di nuovo. Oh no, abbiamo pescato il Manchester City. Cavolo però, ragazzi, poteva uscirmi il Brentford. Ragazzi, io non capisco che problemi abbia Guardiola. Cioè, guardate sta formazione. Al di là di quel Ciro Immobile lì davanti, no? Abbiamo giocato l'altra volta con Coutinho terzino sinistro. Bella la coreografia dell'Arsenal con quel Titi Henry. Arsenal City è la partita che l'FA Cup ci mette sul piatto. Le due squadre che si stanno attualmente contendendo la Premier League oggi scendono in campo per vincere un altro trofeo, il più antico del calcio inglese. Scelte un po' pazze da una parte e dall'altra. Eccolo, l'uomo in più del Manchester City, Sterling, che affiancherà Ciro Immobile, prelevato per 100 milioni dalla Lazio. Formazione dell'Arsenal, che schiera però qualche giovane di bella speranza, perché dietro a CR7 c'è Szoboszlai e non li ho messi. Il resto è la formazione praticamente titolare, ad eccezione dei terzini, che erano i titolari prima della sessione di mercato. Vabbè, c'è solo quel Gundogan terzino sinistro che ci puzza un po', però per il resto è una signora formazione. Già stata strapazzata da Mister Spettacolo. Vai mister, facci divertire. Awar, forza, guardate quanto corre oggi l'Arsenal. Tierney, cavallo pazzo. Szoboszlai! Lo lascia sul fuori gioco di Massimino. Fuori gioco. No, raga, De Bruyne sta a fare il bello e cattivo tempo. Infatti, ma la so chiamare. Mo, ragazzi, mi devo solo mettere a correre. Dai. Andiamo, che sono lenti, andiamo. Szoboszlai! Eh no. Guarda questo, raga. Ma guarda questo, che la vince sempre! 2-0 no, col City no, raga, 2-0... No, Ciro Immobile, ma dai, ma come fai di Ciro Immobile? E niente, di me stanno tutti fermi, guardali tutti fermi, si stanno a guardare la partita. Falla andare, fallo pure. Dai, è pazzo Ndaga, sì.
In realtà, ragazzi, la volevo passare indietro. Daga, sì, sì, daga, poi esulti, dai. Dai che la dobbiamo prendere ancora sta partita. Ancora dai. Ma che sta... corco Giuda, ma che passaggi erano? Dai, daga, fuori immobile, sì, chi entra? Gesù, oh no. Vogliono fare il miracolo. Vogliono fare il miracolo e eliminarmi. Bravo Ronà, bravo Ronà che gliel'hai rubata. Bravo Ronà. No! Ronaldo! Sì! Che fa? Che fa? Che fa? È così ha segnato, esatto. È segnato proprio così. So tryhard, mi do io l'asciugamano dalla testa. Porca vacca, ragazzi. Ancora su quella fascia si sfonda. Guarda Ronaldo. Stuck. Oh. No, 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 no. Guarda la palla che gli arriva a lui. Ma che roba. Avete visto, ragazzi? La palla con che rimbalzo gli stava a tornare. Basta! La DDA non esiste, non può farti del male. 30 secondi, cestistici. Che? Cestistici. Vabbè, ma De Bruyne sta ovunque, dai, vabbè. Cosa? Cosa? Cos'è questa cosa? Tipo così, tipo così. Gioco Cancello, gioco Cancello, gioco Cancello fino in fondo. Lo so che t'avevo visto, però. Aspetta, 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 però. Sono tutti alti, ma tutti brocchi. Aspetta, Ronaldissimo. Lui deve fare la differenza. Aspetta, pazzo. Quasi, 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 quasi. T'ho visto io, t'ho visto io. Corri, corri, pazzo Ndaga, corri. Corri per la libertà. Ma non ci posso credere, capo. Non ci posso credere, daga. Stavi dentro la porta, stavi dentro la porta, stavi dentro la porta. Era chiusa, era chiusa, era chiusa, era chiusa. Ragazzi, ho tirato fuori Ronaldo perché c'ha bisogno della bomba d'ossigeno. Dentro Ceballos. A sperare. Si è pure infortunato Gundogan. Perfetto. Aspetta, t'ho visto. No, dai, daga. Daga, te prego. La richiede, la rivuole. Aspetta, stavolta la vuole dare a Messi col destro! Messi col destro! E si impazzisce! E si impazzisce! Ancora Daga che l'aveva sbagliata. Ceballos gliela poteva dare. Un rimpallo forse era addirittura fuori gioco di rientro. E si gode il triplo. Si gode il triplo se fosse così. Al 115esimo. La decide l'uomo di Guardiola. Ecco, è partito il pazzo! È partito il pazzo! Un'altra occasione per rifarsi. Porco Dena, però, pazzo, sei proprio un pippone, ragazzi. Ci mette 6 anni, ci mette. No, è continuato, è continuato. Spazzala via! Spazza... Oh, è finita, albero! 2.30. 2.30, è finita! Oh, albero, è finita! Oh! Oh! È mia. Spazzala lunga, spazzala lunga! Però il pazzone ha fatto il suo, mi sa, eh. Semifinali di FA Cup, Arsenal Tottenham. Derby su derby su derby, ma questo è il vero derby. E alla fine ce ne andremo qui a vedere gli incarichi. In questo momento c'è Liverpool e c'è PSG. Comunque, ragazzi, vi do appuntamento ai prossimi video. Lasciate domande per Mister Spettacolo. Un saluto a tutti, amici. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.